Sindaco, intanto buongiorno, oggi è una giornata importante, più che altro per il simbolo, il segnale in tempi così difficili, purtroppo passano i mesi, la situazione resta drammatica anche nel nostro paese, iniziative di questo tipo danno anche un po' di speranza, ecco, di andare avanti, di un segnale che la città comunque cerca di guardare oltre, è d'accordo? Sì, assolutamente, anche parte dello spirito con cui abbiamo affrontato questa iniziativa, oltre al coinvolgimento dei nostri ragazzi e di tutta la città nel ammirare quest'opera che ripercorre la storia di Pomezia dalla sua fondazione, da Enea, passando per Virgilio e per Dante per i 700 anni, abbiamo voluto dare proprio questa speranza, quindi tutti a rivedere le stelle fuori da questa crisi e fuori da questa mutata normalità che soprattutto i ragazzi non hanno vissuto nel migliore dei modi con le varie chiusure scolastiche che purtroppo si sono susseguite. Vogliamo dare questo messaggio di speranza a tutti, coinvolgendo proprio loro in questo progetto che oggi inaugura il suo primo tassello di conclusione, ma si andrà a realizzare con altre opere che vedranno coinvolti in prima persona gli studenti anche nella realizzazione. Oggi parliamo di arte urbana. Arte urbana per valorizzare in questo caso edifici, luoghi simbolo della città, ma anche per riqualificare magari ambienti più degradati, le zone di periferia. È una delle strade che si possono percorrere per rendere ancora più vivibile una città come quella di Pomezia? Assolutamente sì, e quello che stiamo cercando di fare è dare un senso ad ogni opera coordinato con quella che è la realtà della nostra città. Questo percorre la storia, ci sono altre iniziative che stiamo sponsorizzando e portando avanti, che ad esempio testimoniano quello che è la sensazione di Pomezia e che dovrebbe essere ovunque contro la violenza sulle donne, quindi c'è un contest aperto anche a questo tema. Ci sono altre iniziative che sono state già fatte all'interno della nostra città e noi le vogliamo unire tutte in un unico cappello di arte urbana che possa rappresentare la nostra città come un vero e proprio museo a cielo aperto, sia per chi la percorre tutti i giorni che per chi viene semplicemente per turismo. Un'ultima battuta, cultura a Pomezia. Pomezia è ricca, ricchissima di tanti siti culturali, oggi alcuni non sono fruibili appieno, c'è un impegno da parte dell'amministrazione anche in questo senso per lavorare a 360 gradi affinché tutto il patrimonio di Pomezia sia fruibile ai cittadini ma anche in chiave del turismo. Assolutamente sì, ci stiamo impegnando al massimo per riuscire a rendere più fruibili possibili quelli che sono i nostri siti. Purtroppo la strada non è semplice e le difficoltà sono molte, soprattutto quelle burocratiche dovute alle proprietà degli stessi, però il nostro impegno ce lo stiamo mettendo e stiamo cercando anche interlocutori che possano aiutarci sotto questo aspetto. È chiaro che la ripartenza di Pomezia e dell'Italia deve ripartire soprattutto dal suo grandissimo bagaglio culturale e la sua grandissima potenzialità sotto l'aspetto del patrimonio turistico. E noi facciamo parte assolutamente di questo bagaglio e vogliamo ritagliarci il nostro posto anche a livello italiano.